cifre non grandissime. Questo parco, per essere manutenuto, ha bisogno di circa 500.000 euro l'anno per una buona manutenzione. Costo o non costo? Io credo che sia un'infrastruttura strategica il verde, quindi su questo va investito. Ma poi ci sono tantissimi sponsor, ci sono tantissime anche degli enti che sono disponibili a collaborare, a contribuire anche al bilancio della manutenzione. È che non è mai stato fatto. Vedevamo alberi che non sono manutenuti da 25-30 anni, siamo andati in giro a vedere, vedevamo aree completamente depresse. Ecco, questo non è mai stato fatto. Ancora purtroppo in questa città il verde è un po' un orpello, un decoro. Deve essere invece invertita la prospettiva. È un'infrastruttura strategica. La lista che è con me, perché poi questo è anche l'argomento di oggi, è una lista di cui io sono molto molto fiera, è una lista di persone scelte, voglio dire, proprio con un obiettivo particolare. Alcuni sono verdi storici che credo li conoscerete, poi avete, vi abbiamo dato anche tutto l'elenco. Alcuni sono proprio verdi che sono con noi ormai da, qualcuno da 20, qualcuno da 15 anni, ma è una parte, devo dire, perché una gran parte invece sono anche persone nuove che si sono avvicinate a Europa Verde, che è il nostro nuovo nome, no? I Verdi sono diventati Europa Verde proprio per significare che siamo parte di una grande famiglia europea.